sì, è vero. Alla quinta giornata serve una vittoria e quello che andremo ad affrontare non è un avversario impossibile. Mister Carlo Sabatini non usa giri di parole e arriva dritto al punto alla vigilia di Novara Como, che si giocherà lunedì sera ore 20:30 su quello stesso campo in cui l'Ariani hanno disputato le prime due sfide casalinghe del campionato, in attesa di rientrare al Senigallia, dove sono in corso gli ultimi lavori di adeguamento per la Serie B. Questa volta dunque si torna da ospiti. Ormai il campo lo conosciamo bene, ma per quest'anno non vorremmo spostarci più, ammette Sabatini. Il Novara è una formazione che ha giocato buone partite, è in salute, anche se ha perso qualche punto di troppo nelle prime gare, spiega l'allenatore del Como. Rispetto al passato hanno un gioco più offensivo, è senza dubbio un avversario da rispettare, ma non impossibile. Gli azzurri, dal canto loro, hanno lavorato intensamente questa settimana e domani si alleneranno ancora. Dobbiamo essere propositivi, come abbiamo fatto con il Vicenza, ed ermetici in difesa, come contro il Trapani, dice ancora Sabatini. In pratica ci vorrà una prestazione che sia una via di mezzo tra le ultime due. Quello che conta è imprimere un deciso cambio di rotta dopo due sconfitte e due pareggi. È inutile nasconderci, è ora di fare punti, aggiunge il mister Lariano. Alla quinta giornata serve una vittoria e dobbiamo giocare senza mai rinunciare a questo obiettivo. Per quanto riguarda la trasferta di lunedì, l'attacco potrebbe essere affidato a Gerardi e De Bagua, ma c'è ancora un allenamento, quindi nulla è deciso in via definitiva. C'è anche Bentivegna che scalpita. Probabilmente tornerà in campo, pur se non dal primo minuto, il centrocampista Casoli, mentre non è stato convocato Fietta perché nell'ultima seduta ha avuto un problema al polpaccio. Giosa, dopo l'infortunio contro il Trapani, è out per uno strappo al bicipite femorale destro, ci vorrà almeno un mese. Infine, potrebbe essere vicino il rientro di Ganz. Sono ottimista e se continua così potrebbe essere convocato già nella gara contro il Brescia, ha concluso mister Sabatini.